visto. Bravissimo, ma davvero? Sì. Ma vabbè, ma adesso lasci il telefono, te do due schiaffi, ti ammazzo. Lascia il telefono quando finisci, Stefania. Sì. Ti massacriamo proprio. Senti un attimo, facci un attimo Berzot, io me ne ricordo. Fai un attimo Berzot. Berzot? Sì, vai. Abbiamo vinto meritatamente, mi sembra. Bruno Giordano è uno che veramente ha avuto anche, doveva riconoscersi di più nella nazionale, tutte le soddisfazioni che ha avuto Paolo Rossi. Bravo, tu conosci qualche altro personaggio che fa bene? Faceva anche Ciccio Graziani. Sì, Bruno è sempre un amico, credo, no? Però ci daremo a battaglia perché io ce l'avrò con la Roma nel tempo. Che bravo! Chi non può, io può. Comunque c'è un personaggio che nessuno fa e che Giorgio Di Naglia volevo concludere con. No, Giorgio. Fallo. Vai, vai. Giorgio, che ne pensi di Bruno? Ma io penso che questo ragazzo qua darà molte soddisfazioni anche nel calcetto. Questa è la realtà. Prima o poi la SS là si volerà nel cielo bianco azzurro. Questa è la realtà. Mettetevelo in testa tutti quanti che noi saremo forti, hai capito? No, sei proprio forte, giuro, era splendido, ti giuro io che ti sentivo, hai beccato proprio dei particolari, ecco dove si capisce che sei bravo, hai beccato dei toni e dei particolari di Chinaglia clamorosi, hai capito? Sì, grazie. Augurissimi, poi già ne ti richiamo magari. Sì, lascia, rimani in linea che ti chiedono il telefono, dove vai Peppino? Siamo già sotto casa tua, voglio dire...